megint. Nastasic mellette. Ciao ragazzi, allora ho trovato questo live. Non si vede strepitosamente, ma insomma è uno dei meno peggio che ho trovato. Siamo al 18° più o meno. Non è successo nulla di che fino adesso, eh. Ho dato un'occhiata ogni tanto. Un'accelerazione, due di Perisic, ma nulla di fatto, ecco, partita abbastanza equilibrata per adesso, nulla di strepitoso. Non mi aspetto moltissimo da questo match, perché comunque l'Inter è in una fase di allenamento molto... Vediamo un po'... Cioè siamo molto indietro come allenamento, come preparazione, quindi potremmo anche perdere 3-0. Come la stessa cosa se dovessimo anche vincere, poco importa, cioè sono amichevoli fondamentalmente. È vero che è una tournée, ma poi la squadra non sarà neanche questa esattamente. Mi interessa vedere solo magari qualche trama tattica. Giochiamo con un 4-2-3-1, mi sembra, con Dogbia e Gagliardini in mezzo, se non sbaglio Brozovic trequartista, tanto qui Eder e Perisic non si capiscono. Dovrebbe essere la stessa squadra che è partita nell'ultima amichevole contro il Norimberga, in teoria. C'è Skriniar in difesa. Non aveva senso questo controllo di D'Ambrosio in realtà ad arco, però vabbè. È stato più un estetismo. Ci fosse andato più convinto Brozovic su quel pressing, vabbè. Stessa cosa qui, Perisic. Burgstaller még nem nagyon találkozott a labdával, vagy most rástartolt. Na meg con Dogbia. De most már tudja, hogy milyen a labda, mert ő is... Fa solo presenza lui, eh. È bravo a fare presenza e basta. Perché poi in realtà palloni non ne recupera chissà quanti. Tutto il resto è inutile perché non crea, non ha visione, zero, quindi fa solo presenza, ecco, che va bene, però un giocatore che prende 4 milioni a stagione per fare presenza è veramente una cosa folle. Vabbè, comunque qui eravamo coperti al centro, non c'era problema. È stata un po' un'azione fine a se stessa in realtà. Visto che campo enorme. Poi non so se sia la prospettiva, ma mi sembra che sia veramente grande come campo. Tanto qui lancio di Skriniar. Non era sbagliatissimo, eh. L'ha messo un metro e mezzo più lungo, ma in realtà non era male. Va proprio
detto che fa presenza con Dogger, si mette in mezzo lì e fa presenza. Gli tirano addosso e quindi. Non ho capito Spalletti che ha detto, credo, non vorrei tenerla, credo la palla, cioè no, non voleva questo lancio e in realtà non aveva senso, infatti a livello proprio tattico, cioè, non aveva senso fare quel lancio lì, quello di Candreva, mi sembra fosse Candreva o Brozovic, non lo so, che ha aperto su Perisic, ma non aveva veramente senso, tanto voleva tenerla e costruire. Stiamo andando un po' troppo lanci lunghi, in realtà dovremmo cercare di fraseggiare un po' di più lì al centro con il trequartista, Brozovic magari si abbassa a prendere palla, però credo che non abbiamo ancora il ritmo nelle gambe per fare quel gioco, perché alla fine il campo è grande, bisogna avere ritmo e vabbè. Vedete l'andamento di Kondogbia, vedete questo scimpanzé. Peccato perché avrebbe un fisico pazzesco, ma a livello atletico, non fisico, atletico, è tutto sgangherato. Questa è stata una palla velenosa, cioè lì Gagliardini bisognava che allungasse un piede, anche se è vero che il passaggio non era dei migliori. Però queste sono situazioni pericolose poi a volte, perché quando perdi palla centralmente è sempre una cosa negativa. Vabbè, qui Nagatomo che va in contrasto aereo. Ritmi abbastanza bassi, tutto sommato, per ora. Credo tra l'altro che faccia un caldo bestiale lì in Cina perché c'è un'umidità spaventosa, quindi non penso che possano esserci poi dei ritmi elevatissimi in ogni caso, a parte la forma fisica dei nostri. Poi la Cina è grande, bisognerebbe capire lì la temperatura, tutto però. Qui intanto palla persa, pericolosissima da D'Ambrosio. Konoplyanka comunque è un bel giocatore, cioè non è che. Cioè, mi sa che D'Ambrosio comunque ha da marcare forse uno dei migliori giocatori dello Schalke, quindi vabbè.
C'è Eder davanti, credo. Par di sì. Icardi ancora mezzo indisponibile, nulla di grave, però siccome è l'unico centravanti di ruolo che abbiamo, è meglio non rischiarlo. Tanto Candreva prova a aprire, sbaglia. Qui, ecco, se avessimo avuto un esterno invece di Candreva, Mancino, la palla andava in verticale col giro all'interno, quindi poteva essere molto meglio. Invece, calciando col destro, giustamente il suo piede, il lancio poi ha preso una traiettoria ad uscire del campo e quindi Eder non ci è potuto arrivare. Io sono uno che predilige sempre avere gli esterni col piede opposto, eh. Nagatomo qui ha fatto una bellissima cosa. Poi che non sia da proporre, vabbè, è ovvio, eh. Però non è che fa tutto sbagliato, ovviamente, a volte può fare anche qualcosa per sbaglio, qualcosa di giusto. Tanto qui vediamo Perisic, prova a fraseggiare, buono. Era interessante la cosa sullo stretto. Mi sembra che per adesso facciamo molto più male in contropiede. Perché di costruzione non vedo tantissima roba, eh. Alla fine le uniche due o tre occasioni che ho visto finora sono state un po' in questo contropiede, ecco. Time out, penso. Quindi, sì, vedete, probabilmente il caldo, l'umidità è veramente una cosa allucinante lì in Cina, quindi creano questi time out, probabilmente concordati di magari 30 secondi. Tanto qui vediamo i tifosi cinesi dell'Inter, che credo siano molti comunque, più dello Schalke, ecco, anche perché è un po' la nostra patria, la nostra seconda patria adesso, la Cina, quindi. Comunque eravamo messi bene qua in difesa, tutto sommato. Cioè, io ovviamente parlo in relazione alla norma nostra, cioè al solito modo nostro di stare in difesa. Ecco, da parte di Spalletti, se volete un commento sulla difesa, la linea difensiva, l'unica cosa che mi sembra di notare, poi si vedrà meglio anche dopo con giocatori magari diversi, boh. La linea difensiva è molto più stretta, contrariamente a quanto si poteva vedere invece con Mancini soprattutto, che era larghissima, c'erano i due centrali e i due terzini erano stralarghissimi e in avanti, che è cosa molto rischiosa di per sé, soprattutto in una squadra non solida come può essere l'Inter. Infatti era una follia, cioè era, a livello tattico era un masochismo pazzesco quello di Mancini. Se vedete la linea difensiva invece adesso di Spalletti, non mi fa impazzire questa cosa, però è la cosa più logica da fare, molto stretta. E quindi molto, molto chiusa, molto compatta, ecco. È meno infiltrabile, tra virgolette. Vabbè, Kondogbia non ha senso che faccia queste giocate, perché e poi vedete come fa.
Adesso non so se l'avete visto, perché non... Vabbè, è indietro, ha voglia di ritornare. Guardate dov'è, sta trotterellando ancora. No. No, non mi piace proprio, è un giocatore che non mi piace. Quando va in avanti è sempre un rischio perché perde palla e poi, tra l'altro, ha una velocità di... una capacità di recupero scarsissima per il suo fisico e per essere... Bellissima palla messa in mezzo qui di Eder. Doveva svegliarsi un po' Brozovic. Ma infatti Brozovic, secondo me, non è un vero trequartista. Può farlo, ma non lo è totalmente. Deve un po' registrarsi, anche se è vero che è duttile. Un vero trequartista si sarebbe inserito con un tempismo molto migliore. Qui invece è stato indietro, qui quel mezzo metro che è la differenza tra fare un gol e non farlo, come in questo caso. E la differenza delle grandi squadre è quella, sono dettagli. Fosse stato 30 centimetri, mezzo metro più avanti, più in anticipo, questo era un gol. E staremmo già parlando magari dell'1-0, no? E invece, azione bella, ma vabbè, con le azioni non si fa, non si vincono le partite, non si vincono i campionati, non si fanno punti. E tante volte sbagliamo, o prendiamo gol, o sbagliamo gol. Per questioni di centimetri, di dettagli, i dettagli sono importanti. Per quello dico, gente nei ruoli giusti è fondamentale, lo schema è fondamentale, il modulo è fondamentale, il ruolo di un giocatore che prendi in base poi dove lo metti. Intanto qui passaggio di merda di Kondogbia, di merda, perché anche se l'ha preso Gagliardini subito e il problema si è rivelato dopo nel riappoggio a Kondogbia, in realtà il passaggio era già sbagliato subito a Gagliardini perché gli ha buttato indietro. Non puoi buttare un pallone indietro. Cioè, se tu in 5 metri, perché ragazzi erano 4, 5 metri, in 5 metri sbagli la traiettoria finale, cioè d'arrivo di mezzo metro a questi livelli, è gravissimo, 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 perché metti nella condizione il tuo compagno di dover stoppare la palla all'indietro in un posto dove non se l'aspettava, di correggere, di fare un tocco in più e di subire il pressing avversario. Quindi dopo deve ridarti indietro la palla in maniera sgangherata e si è visto, Kondogbia l'ha persa e via. Cioè, questi potenzialmente sono possibili contropiedi. Ed è una cosa che mi fa imbestialire perché hai la possibilità di fare un contropiede, un'azione avversaria sul nulla. Su una cazzata, su un passaggino di merda di 4 metri. Quindi da lì vedo i giocatori io, già da queste cazzate. Comunque partita molto equilibrata per ora, finché reggono i nostri, almeno a livello fisico. Bella l'idea, l'esecuzione una delle migliori. Brozovic a me sta sul cazzo, però comunque ha queste conclusioni, ha questa capacità di fare il tiro a giro. Qui probabilmente non gli è girata la palla, è andata via un po' dritta, non l'ha presa benissimo. Se fosse girata, sicuramente poteva essere un bel tiro, mannaggia Gagliardini. Deve un po' rientrare in palla. Comunque, vedete quello che dicevo. Anzi, due cose, adesso parto dall'ultima. Difesa strettissima 4, avete visto, non era imbucabile centralmente. Doveva lo Schalke allargare sulla destra la parte di Nagatomo per bucarci. Attenzione qui. Oh! Mamma mia, ragazzi, un altro gol mangiato. Comunque, questa cosa stavo dicendo, ah sì, Gagliardini prima. Continua a dire che Gagliardini è un buon giocatore, discreto, ma nulla di che. E deve essere affiancato da uno che ha qualità e sa gestire la palla. Perché? Come avete visto, lui è uno più di quantità, secondo me, che di qualità. Non può gestire il gioco.
può fare cose semplici, ma non può gestire il gioco perché non puoi dargli questa responsabilità al momento. Tanto qui con Dobbia, mamma mia. Vedete che il gioco comunque non è che sia molto fluido. Bello questo lancio di Gagliardini. Vedete, comunque un buon giocatore ogni tanto fa buone cose, però ha bisogno di essere un gregario, non di essere il giocatore di centrocampo. Quindi per quello gli affiancherei un giocatore di grande qualità oppure di grande esperienza, che le chiavi del centrocampo te le prendi o con la grande qualità, e quindi può essere anche un giovane 23-24 anni come Rabiot, però se hai grandissima qualità indirettamente ti prendi in mano il centrocampo, oppure un giocatore di grande esperienza e intelligenza come forse può essere anche Borja Valero, anche se non lo giudico un top player, insomma. Mamma mia, D'Ambrosio qua. Non puoi rischiare contro due isolato di fare una cosa così, perché se il rimpallo fosse stato negativo, quegli altri ti partivano in contropiede. Vabbè, comunque D'Ambrosio lo sappiamo che è un modesto giocatore, ci può stare, perché non possiamo fare 15 acquisti, c'è cioè, ovvio. Però fosse per me, tipo in gennaio, se dovessi fare un acquisto, oppure l'anno prossimo, assolutamente terzino destro. Una volta sistemato il terzino sinistro, speriamo che Dalbert sia all'altezza e sia un discreto giocatore. Bello qua la. Bella questa apertura. Forse Perisic non se l'aspettava così, però comunque bella. Attenzione, Perisic. Non ha visto in centro, aveva la visuale coperta dal suo marcatore, però doveva metterla forte sulla linea di porta, sul primo palo, non all'indietro, perché Eder era nascosto da due giocatori, purtroppo. Oppure doveva provare a tirare in porta così, per avere un rimpallo, magari. Vedete comunque la linea stretta di difesa, come copre centralmente. Poi se uno ti scappa perché riesce a scapparti, allora buonanotte. Però diciamo che siamo leggermente più coperti e forse creiamo meno gioco, siamo più attrezzati per le ripartenze in realtà. Adesso qui non ho capito, ragazzi, che cazzo faceva con Doppia sulla linea dei difensori centrali in mezzo senza marcare nessuno. Boh, vabbè. C'era addormentato, secondo me. Per quello dico che tatticamente, boh, non capisco. Cioè, era. Vedete che va indietro a caso? Che cazzo di senso ha? Marca il giocatore che hai lì, no? Guardate, ci sono due giocatori sulla parte destra del campo de dei loro liberi. Che senso ha? Qua, vabbè, ripartiamo sempre da lì che a volte non capisco, cioè se gli altri ti pressano sono attaccati i difensori, butta la lunga, porca troia, vabbè, è sempre un rischio. Vabbè, questo è un passaggio dettato semplice, se l'è perso il mediano dello Schalke, Brozovic. Qui, vabbè, non si sono capiti probabilmente. Vabbè, lasciamo stare. Quanto Spalletti che incita. Secondo me Candreva stava cercando Perisic, che però non era. Vabbè,
di là. Poi bisognerebbe capire anche gli schemi, quello che dice quello che vuole Spalletti, quindi magari può anche essere colpa di Candreva lì, come può anche essere colpa di Perisic. Non possiamo saperlo al momento. Possiamo sapere cosa Spalletti chiede effettivamente. Sì, queste sono delle cazzate. Queste, anche qua Brozovic. Ma porca puttana troia. Ma io mi chiedo, che senso ha fare. Intanto bravissimo Eder che va a chiudere. Vedete quanto è bravo questo giocatore. Comunque, Brozovic. Ma se vedi che non puoi fare l'angolo corto perché gli altri sono lì vispi in marcatura, buttala in mezzo, Cristo santo. Perché devi subire un contropiede gratis in quel modo lì? Brozovic. Vabbè, è un altro da vendere. Io l'ho sempre l'ho detto a maggio, non l'ho detto a luglio. L'ho detto il 15 maggio, ma in realtà lo dicevo anche prima. Ma 15 maggio è testimoniato dal video che ho fatto. Brozovic e Kondogbia da vendere immediati. Infatti stiamo andando su Vecino, Vecino, che comunque è. Confronto a Brozovic e con Dogbia ci serve di più, quindi per quanto non sia un top player va bene il suo acquisto. Vediamo il cross qua di Candreva, che di solito non è male. Vabbè, qua ecco, è fatto di carta questo giocatore, cioè. Beh, vedete, cioè, no, non sono io che gli vado contro, cioè, è palese, cazzo, è sempre lui in mezzo ai coglioni. Anche qua è saltato, è caduto così, morto. Cioè, cazzo, dovrebbe avere un fisico bestiale, una roccia, è sempre morto. Anche lì Brunico ha fatto un'amichevole, gli hanno soffiato in un orecchio, si è buttato per terra mezz'ora, ma. Oh, che giocatore, ragazzi. Tanto si è bloccato. Credo che sia un problema dello streaming, cioè del live. In ogni caso è finito il primo tempo, quindi vabbè, non faranno più niente di che. Vi saluto e poi ricomincio per il secondo tempo. Ecco, si è sbloccato. Vabbè, comunque è finito adesso il primo tempo, eh. Non faranno nulla. E niente, chiudo e vediamo il secondo tempo.